Davide Bresadola, quali emozioni in questa giornata? Sei stato naturalmente anche premiato, un premio speciale per te. Sì, sicuramente è un'emozione essere qui, ma soprattutto è occasione appunto di salutare poi di nuovo tutte le persone che in questi 11 anni ho avuto piacere di stare assieme a loro. E quindi sì, senza dubbio è una doppia emozione e comunque un piacere, ecco, essere qui. Che cosa hai in mente per il futuro? Ma adesso ho chiesto il trasferimento per il Tonale, alla caserma del Tonale, e l'ho ricevuto da pochi giorni, quindi ho cominciato a fare il lavoro da militare, diciamo. Una cosa totalmente nuova ovviamente, perché fino a questo momento qua mi sono sempre occupato di altre cose, diciamo. No, quindi è un po' un momento di adattamento, però sono contento, era quello che volevo. Sono vicino a casa, ho la possibilità comunque, centro sportivo esercito, l'esercito mi ha dato tanto, mi ha dato inizialmente la possibilità di fare dei miei sogni, renderli poi possibili e anche una volta appunto smesso, che comunque prima o poi arriva quel momento di smettere con l'attività agonistica, di avere comunque un lavoro e la possibilità di scegliere comunque su. E la mia scelta è stata appunto di tornare a casa dopo tanti anni di vagabondaggio. La gara più difficile è stata convincere la moglie a trasferirsi di nuovo in Trentino. No, sono contento, avrò comunque l'occasione di rimanere un po' nell'ambiente, senza dubbio, perché la passione comunque c'è sempre stata, quindi a tempo perso, nel tempo che avrò a disposizione, riuscirò a dare una mano ai giovani atleti Solandri del Monte Ginner e quindi comincia una nuova vita, insomma. Cosa ti porterai? E di questi bellissimi anni? Beh, senza dubbio tante belle soddisfazioni a livello sportivo, tante emozioni, sicuramente 11 anni intensi in cui ho avuto la possibilità, appunto grazie anche al centro sportivo, di dare il 100% per inseguire i miei sogni. Ho cominciato che ero poco più di un ragazzino e ora mi trovo appunto marito e a breve anche papà. E quindi diciamo c'è stata un'evoluzione sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano. Rimarranno 11 anni bellissimi che porterò sempre nel cuore. Quindi quello saranno tante cose che rimarranno dentro di me. Grazie. Grazie a voi.